Noi non vediamo l'ora che il governo faccia quello che deve fare da anni, cioè la bonifica di Bagnoli. Per il resto lo sblocca Bagnoli lo fa la città. Nel senso, non si può pensare di espropriare la città, i suoi cittadini, il sindaco, il consiglio comunale dalla realizzazione della nuova Bagnoli. Su questo non è solo una proclamazione di principio. Noi abbiamo presentato un piano, l'abbiamo approvato nelle linee di indirizzo in giunta comunale, in consiglio, ne abbiamo discusso con i cittadini qui a Bagnoli, l'abbiamo sottoposto alla città, siamo pronti a partire già da tempo. Questo commissariamento da un anno e mezzo ci ha tenuto fermi, adesso facesse quello che deve fare, la bonifica, saremmo le persone più felici di questo mondo se il governo utilizzasse tutti i soldi, stanno là. Non è che però facciamo girare sempre i soliti 50 milioni, perché quei 50 milioni sono pronti da tempo e se vi andate a vedere le procedure di gara il Comune ha fatto sempre quello che doveva fare. Città della scienza va bene, andrebbe ancora meglio se sapessimo chi ha incendiato Città della scienza, va bene una sinergia tra pubblico e privato, ma noi saremmo soddisfatti quando Bagnoli ripartirà, tutto a Bagnoli, l'ex area Tal Sider, il recupero della balneazione, la spiaggia pubblica, il lungomare, l'archeologia industriale verso l'interno e quindi verso il mare, più turismo, più ricettività, la piccola e media impresa, il parco, l'edilizia sostenibile soprattutto per i giovani, perché non vogliamo più dormitori ma vogliamo luoghi in cui si può convivere tutti insieme. Ecco, questo è il nostro piano. Non capisco perché il governo non ci chiama, si riuniscono di nascosto, fanno le cabine di regia, invece credo che noi dobbiamo parlare senza avere paura della democrazia. La democrazia è faticosa, è faticoso confrontarsi con tutti, ma questo lo prevede la Costituzione. La Costituzione al titolo quinto dice che i primi responsabili del territorio sono i cittadini della città attraverso gli organi democraticamente eletti, che sono il Consiglio Comunale e il Sindaco. Quindi noi siamo qui, adesso lo dirò pure al Ministro Enrico, spero di incontrarlo. E io penso che noi siamo pronti a fare tre cose immediatamente. Il governo bonificare attraverso i fondi. Partire col piano dove noi incasseremo un sacco di soldi, basta pensare agli oneri di urbanizzazione, però certo se ci scippano come hanno fatto con lo sblocca Italia, i beni, il suolo per affidarlo a dei privati scelti aprioristicamente è qualcosa di diverso dalla trasparenza. E terzo, abbiamo i fondi europei. I fondi europei sono assolutamente utilizzabili per Bagnoli, qui non c'è bisogno di nessuna legge speciale, nessun intervento straordinario, noi siamo pronti a un anno e mezzo. Del resto qua, e ve lo ricorderete, il 14 agosto del 2014 ci fu un patto, un atto scritto, Presidente del Consiglio Matteo Renzi, Presidente della Regione all'epoca Stefano Caldoro, Sindaco di Napoli, io, dove il governo prese impegno per bonificare e ripartire tutto insieme con le istituzioni democraticamente rappresentate, con un accordo di programma in modo da semplificare le procedure. Invece dopo pochi giorni il governo ha fatto marcia indietro, ha commissariato dicendo che c'era l'urgenza, talmente urgenza che ci è voluto più di un anno per nominare il commissario, e adesso vedremo il TAR che dirà su quella cosa. Comunque vada, è una lotta che noi continueremo perché siamo assolutamente convinti che Bagnoli, come tutta la città, sta ripartendo attraverso i napoletani. Non è ammissibile l'esproprio della democrazia e il furto di Napoli e lo scippo di un territorio con operazioni che sono tutt'altro che trasparenti.